Grazie dottor Baldazzi, grazie dottor Casati per l'invito, grazie a tutti voi. Buonasera, allora io sono Alberto Monteni, sono uno specializzato del quinto anno del professor D'Arelli e il mio tutore è il dottor Casati, quindi sono all'ospedale di Calabria Brianza. Vengo a portare la voce in questa sede della Quali Giovani, di cui io sono ancora il direttore regionale Lombardia, e vi vengo un attimino a presentare quello che abbiamo fatto in quest'anno tutti insieme e alcune cose che faremo che farebbe molto piacere coinvolgere anche voi senior, perché sono progetti in cui siamo sicuri potremmo fare grandi cose. Allora, innanzitutto, per tutti coloro che sono stati al congresso di Riva del Garda, forse avrete visto l'attività hands-on pratica, qualcuno di voi è stato riuscito a passare a vedere? Se sì, avrà visto che siamo stati i docenti dei nostri colleghi coetanei in un ambito chiamato i giovani insegnano i giovani. Quindi con degli simulatori di laparoscopia abbiamo fatto eseguire degli esercizi a coloro che si erano presentati e è una cosa che vorremmo riportare e rendere itinerante. Abbiamo già avuto qualche esperienza recente, ma il primo evento ufficiale sarà a Roma a febbraio e la seconda tappa di questa attività in zone sarà per la Nord Italia, Milano, ma in particolare l'ospedale di Calabria Brianza, e sarà il 16 di maggio, ma di questo poi parleremo un attimo più avanti. Abbiamo anche avuto una sessione dedicata a noi giovani al congresso di Riva del Garda, dove abbiamo portato anche la nostra esperienza e le criticità che affrontiamo tutti i giorni e che ci piacerebbe risolvere per i nostri colleghi giovani del futuro. Stiamo conducendo una survey sull'antibiotico profilassi che colgo l'occasione per invitare tutti voi, visto che è importante che per ciascun centro ci sia l'esperienza, si trova sul sito della COI, richiede un tempo di compilazione molto rapido e se ognuno veramente riuscisse a dedicare 10 minuti del proprio tempo, uno per centro, avremmo una delle importanti informazioni che potremmo usare per delle cose che poi vi spiegherò successivamente. Ci sarà il rinnovo dei moduli per il consenso informato al quale abbiamo lavorato, quindi da febbraio marzo saranno disponibili i nuovi consensi informati a poi per gli interventi, quindi riceverete ovviamente altre comunicazioni, ma è stato un lavoro molto importante dei colleghi e di cui siamo molto orgogliosi. Sarà anche disponibile presto un corso FAD sulla chirurgia d'urgenza e del trauma che sarà accreditato al CM, il capofila è il gruppo di Roma dei Gemelli, sono stati coinvolti chirurghi d'urgenza del trauma di tutta Italia e sarà possibile fruirne a distanza e anche ricevere appunto i crediti. Quindi, quello visto che ultimamente è particolarmente una questione annosa per i crediti, eccetera, questa è un'ottima occasione per avere una formazione comoda perché può essere svolta dove si preferisce e avere anche i crediti ICM. Questo esatto è il corso, visto che sarà Nord Italia, quindi coinvolge tutti noi della Lombardia, quando ci sarà questo corso il 16 di marzo, per chi è rivolto a tutti gli specializzandi, e sarà gratuito previa un'iscrizione, ci saranno 40 posti, quindi considerate che è tutto il Nord Italia, perciò se qualcuno vuole magari mandare qualcuno dei propri specializzanti, scrivete senza problemi, perché sarà fatto ovviamente a tempo, quindi prima di arrivare all'alloggio, però è importante sia che ci comunichiate e se qualcuno vuole attivamente partecipare presenziando, facendo da tutor, collaborare, assolutamente contattateci, siete i super benvenuti. Gli altri corsi poi ce ne saranno, come ho detto, il primo sarà Roma, Milano, Napoli e Firenze. Stiamo promuovendo diverse survey come a quei giovani, in particolare uno dei focus è la formazione di specializzanti e neospecialisti. Allora, devo dire che sono in conflitto di interessi sulla survey per gli specializzanti perché è anche la mia tesi di scuola di specializzazione, quindi se volete, non voglio farmi autopromozione, ma se voleste partecipare sarebbe anche molto, molto utile
Trovate il form sia su LinkedIn, sul mio profilo personale, sia sul mio profilo di Instagram, e sarà presto, diciamo, promossa una survey anche per tutti i neospecialisti, in modo tale che per avere una fotografia della soddisfazione della formazione di questi due momenti molto importanti della crescita chirurgica. Che cosa potremmo fare in realtà insieme? Io colgo questa occasione per dire che possiamo fare veramente tantissime cose insieme. Abbiamo parlato di webinar, abbiamo parlato di fatte accreditate che possiamo studiare e strutturare insieme con l'egida della COI giovani, penso anche la COI, diciamo così, io non posso definirla così. Possiamo promuovere delle survey sfruttando la rete, possiamo promuovere anche degli studi multicentrici nel caso qualcuno volesse o avesse dei progetti e volesse coinvolgere altri centri. Con la COI Giovani può farlo, ci contatta e noi cerchiamo di dare la mano al massimo supporto possibile. E ci saranno diverse attività anche per il congresso di Roma. Come possiamo fare tutte queste cose? La risposta è facendo rete, cioè sul modello della COI Senior vorremmo anche noi avere una rete all'interno delle varie regioni, in particolare delle regioni complesse come è la Lombardia, che ha numerose province, è molto dispersiva, quindi raggiungere i vari centri è particolarmente complesso. Quindi se qualcuno di voi ha dei giovani che sono interessati oppure vuole suggerire dei giovani oppure vorrebbe che alcuni dei propri giovani facesse parte di questo gruppo, super volentieri, anzi siete i benvenuti, perché vorremmo crescere e creare una rete capillare in modo tale da aumentare i collegamenti e aumentare la possibilità di quello che possiamo fare. Come fare a contattarci? Se volete contattare me direttamente con qualche link di social, LinkedIn, canale YouTube, Facebook, qualsiasi metodo, se con il mio telefono lo condivido senza problemi. Quindi io vi ringrazio per il tempo e l'attenzione, e grazie.